dopo leggevo, guardavo. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ho cambiato look, come vedete. Boh, non lo so, mi sono ispirata in realtà a quello che vi parlerò durante il video. Però prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che se non siete iscritti al canale e volete entrare a far parte della Fair Family, sì, questo è un hashtag, il bottone qua sotto, iscriviti, è fatto apposta, quindi schiacciatelo e attivate le notifiche per essere sempre aggiornati su quando caricherò nuovi video. Bene, siamo pronti per iniziare. Da come avete letto dal titolo, parleremo di un argomento. Cioè, in realtà parleremo di tanti argomenti, però mi voglio soffermare su quell'argomento che mi ha particolarmente sconvolta. Partiamo dal fatto che in questa quarantena, penso tutti noi abbiamo visto tantissime serie TV, film, chi più ne ha più ne metta. Ho fatto anche l'abbonamento a Disney Plus. Ho intenzione di parlarvi di tutte quelle che sono state le serie TV che mi hanno lasciato quel qualcosa e che mi hanno spronato a fare qualcosa. Ho deciso di fare una scaletta e parlarvi prima delle serie TV che ho guardato dall'inizio della quarantena, che mi hanno un po' destabilizzata. Partirei proprio con Dark. Dark è una serie che ho rimandato per mesi e che tutte voi continuavate a dirmi: Gloria, guardala, Gloria, guardala, è la serie fatta per te, per tutte queste cose che di cui parli su Instagram, è la serie per te, guardala. Infatti l'ho vista. L'ho vista e devo dire che le prime 3 puntate ero così. Poi in realtà mi ha preso parecchio, perché inizialmente mi dovevo abituare, io non riesco a guardarli in lingua originale, ma qua torneremo più tardi su questo argomento. L'ho guardato ovviamente in italiano, no? Non lo so, mi faceva strano perché ogni video c'è la suoneria di qualcosa che suona. Quindi sono rimasta un po' così nelle prime 3 puntate perché mi dovevo abituare alla regia tedesca. Penso che Dark la debbano guardare tutti, perché vi apre veramente il cervello, cioè ve lo spappola, è come se entrasse dentro nel vostro cervello e iniziasse a shakerarlo a mo' di cocktail per poi spappolarvelo in giro per il cranio. Oh mio Dio, ma questa è la vita! Se Black Mirror, che è altra serie TV che mi ha sconvolto, mi ha aperto gli occhi, sono comunque serie TV, però mi ha messo quella pulce nell'orecchio e ho iniziato a pensare cose. Dark è la rappresentazione di diversi studi racchiusi in questa serie TV, perché tratta di un argomento principale, cioè i salti temporali. Una cosa che ci affascina tantissimo, ma che in realtà non abbiamo una spiegazione effettiva per questo. E guardando questa serie mi ha fatto appassionare ancora di più ad un argomento che già mi appassionava, la fisica quantistica, bla bla bla. Soffia bla bla. Ho iniziato, ve lo giuro, a guardarmi una serie di documentari subito dopo Dark. Il documentario di Stephen Hawking e il film di Stephen Hawking. E vi direte, ma che c'entra con Dark? Mi ha fatto entrare tipo nel deep web dei pensieri cosmici. E vi giuro, mi sono sentita un puntino in questo universo, che è così poi in realtà. Però allo stesso tempo ho iniziato a dire: io voglio capirci qualcosa. Mi ha smosso una curiosità pazzesca, tant'è che mi sono comprata un libro. Questo è stato il libro che ho comprato e che ho scelto di comprare tra tutti i libri che erano su Amazon riguardanti questo argomento. Spiegato strabene, quindi capite tante cose. Io devo ancora finirlo perché è un mattone, però è stato il mio periodo di conoscenza iniziale della quarantena. Libri a parte, documentari a parte, vi straconsiglio di guardare Dark perché vi sconvolgerà. È fatta molto bene, non vedo l'ora della seconda stagione. Genialata che hanno deciso di farlo uscire nella stessa data in cui nella serie TV capita una cosa. Un'altra cosa che ho notato durante tutta la serie TV, che ho notato proprio inizio quarantena, perché era la frase che durante la quarantena sentivo e leggevo più in giro: andrà tutto bene. È una frase che continuano a ripetere e mi ha fatto venire la pelle d'oca, perché inizio quarantena tutti dicevano andrà tutto bene, nella serie TV diceva andrà tutto bene, parla proprio della fine di tutto e tu sei lì che dici: oh mio Dio, Loro lo sapevano. Mi appassiono talmente tanto che inizio a incentrare tutta la mia vita sulla serie TV del periodo. Sono proprio finita in un tunnel brutto. E i miei amici mi prendevano in giro perché dicevo: devo studiare. Mi mettevo la sera a studiare, a fare queste cose qua, a prendere appunti, a studiare la storia, a studiare la fisica, a cercare di capirci qualcosa. Quindi stimo tutte quelle persone che stanno studiando fisica. Bravi, avete il mio appoggio, continuate così perché servono persone come voi. Ho letto che hanno scoperto un modo per ricreare i wormhole. Sarebbe la distorsione dello spazio-tempo che ti fa andare in un'altra dimensione. Oddio, questi argomenti mi mandano fuori di testa. Fatemi sapere se volete un video a parte di questo argomento, perché mi fa veramente letteralmente impazzire. Da Dark sono passata poi a Casa di Carta, l'ultima stagione che è uscita, che anche lì mi ha portato un po' alla vita di tutti i giorni, quindi mi ha ripescato dall'alto e mi ha portato giù. Ho fatto veramente fatica a guardarlo senza arrabbiarmi. Che pezzo di me. No, 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 no. Sei un
pezzo di... Vedi quando fanno i progetti poi, va tutto a puttana. Corri perché se ti prende Denver fagli il culo. Vai, tiragliela in testa la granata, in bocca gliela devi tirare, in bocca. Io adesso piango, fino a domani. Ma dove vuoi andare? Oh, vabbè, ma questo deve morire male. Ma sparategli in bocca. Mi sembrava assurdo il fatto che continuassero a colpirlo, a sparargli, e lui l'avesse sempre vinta. Cioè, ero lì che dicevo no. Chi sei, Rambo? Cosa sei, un supereroe? È stato veramente snervante guardarlo e mi ha suscitato parecchio nervoso. Quindi, reazioni a parte, casa di carta a parte. Subito dopo sono finita in un loop coreano. Ho iniziato a guardare la mia prima serie coreana fine agosto, settembre, quando ho iniziato con Love Alarm. Love Alarm è stato doppiato in italiano, quindi l'ho visto in italiano. Anche lì ho fatto fatica ad entrare le prime puntate nel mood coreano. Però una volta dentro è tutto diverso, tutto completamente diverso dalle classiche serie TV a cui siamo abituati. Loro hanno un modo di recitare, un modo di riprendere, tutto molto aesthetic, molto lento. È un debole per le cose romantiche, per le serie TV e i film romantici che sono lì a singhiozzare con mille fazzoletti. Già da quella serie TV ho notato che hanno un modo di approcciarsi molto differente dal nostro. Se noi siamo abituati a giustificarci, o comunque se qualcuno ci attacca, noi siamo sempre pronti a dire la nostra, a dire no, guarda che non è così, no, ti stai sbagliando, ma non è successo in questo modo, a litigare. Loro sono molto più contenuti, piuttosto si fanno dipingere per quello che non sono, pur di non andare a litigare, perché devi arrivarci tu. Cioè, sembra quasi che sono gli altri che devono arrivare a capire che hanno sbagliato a dipingerti in quel modo, per poi chiederti scusa e pregarti, o arrivare a capire che quel gesto era fatto per quello, scocca la scintilla, oh mio Dio, sei la mia anima gemella! Ed è tutto molto strano, perché mentre lo guardi ti arrabbi, perché noi siamo abituati in un certo modo, e quando vedi loro che si comportano così dici no, no, ma diglielo, diglielo! Ho iniziato Something in the Rain, che mi ha sconvolto in lingua originale, e lì mi son detta perché non ho guardato Love Alarm in lingua originale, che era molto più bello. È stato difficile, per me è difficilissimo guardare le cose in lingua originale e leggere i sottotitoli, perché non riesco a concentrarmi sulla serie e guardare anche i sottotitoli. Però è questione di abitudine, infatti anche qua le prime due o tre puntate, quando le ho viste, facevo un po' di fatica, non vedevo praticamente niente, leggevo soltanto. Poi dopo leggevo e guardavo, leggevo e guardavo, poi dopo guardavo e leggevo, guardavo e leggevo, poi dopo leggevo e guardavo, leggevo e guardavo, poi dopo guardavo e leggevo, guardavo e leggevo. Poi ho iniziato a immagazzinare le loro parole, i loro slang, i loro modi di parlare, e capivo che era una domanda. È stato assurdo, sono proprio entrata nel K-drama. Quella è stata secondo me la serie TV più d'impatto tra tutte. Come vi dicevo, sono molto lente, infatti un episodio dura tipo un'ora, un'ora e dieci. Amano proprio raccontare le cose come se fosse la vita di tutti i giorni, come se stai guardando un vlog. Infatti i vlog coreani, anche qua alla quale mi sono ispirata per fare il video coreano che vi lascio qua nelle informazioni se non lo avete visto, sono molto simili alle serie TV coreane. I piccoli gesti, no? Il modo in cui si svegliano, quando mangiano, riescono a lasciarti molto di più le serie coreane rispetto a quelle magari americane. Diventano viscerali e quindi ti stai vivendo le sue stesse emozioni. Una cosa che mi ha dato fastidio, che mi fa un po' ridere, è che loro usano le stesse canzoni per tutta la durata della serie TV, e tu dici ma basta. Cioè tipo in Something in the Rain c'è sempre Sometime it's hard to be a woman, e tu inizi a dire ah, carina sta canzone, poi a metà Sometimes it's hard to be a woman, che palle, la stessa, fine stagione. Sometimes, ero tu che scegliere un'altra, cioè non è possibile che avete solo quella di repertorio, avete pagato quella cantante per tutta la serie, e loro usano sempre quella, sempre Stand by your man, e poi ti rimane in testa, e quindi la vuoi sentire una volta finita la serie TV, vai su Spotify, la cerchi, te la metti in lista, e inizi a piangere come una coglione in giro per casa perché pensi a Junia e dici oh mio Dio, ma quello è l'uomo perfetto. Di cosa tratta Something in the Rain? Perché ancora non ve l'ho detto. Parla di questa ragazza che vive con i genitori, rivede dopo tanti anni il fratello della sua amica, della sua migliore amica, con la quale passa serate a bere, ubriacarsi. Un'altra cosa che ho notato è che bevono e mangiano un botto. Io attraverso questa serie ho capito che voglio assaggiare il soju. Tra l'altro ho scoperto che questo soju in Corea fa ubriacare un sacco di gente, cioè un sacco di gente dipendente dal soju, che loro bevono saltuariamente a cena, pranzo, la birra è un'altra cosa che bevono tantissimo. Ho iniziato a comprarmi un sacco di birra e a bere birra, perché? Perché guardavo la serie coreana e mi veniva voglia di birra, perché il soju non ce l'ho. Un'altra cosa che ho notato è che mangiano tantissimo, ma veramente tanto. A ogni cosa loro dicono ci vediamo a pranzo, ci vediamo a cena, e mangiano, e quindi tu sei lì che dici anch'io voglio il riso. Per mia fortuna io ho comprato la vaporiera, ho comprato il cuociriso,
E quindi ho iniziato a mangiare riso tutti i giorni. Il riso però mi ha sempre fatto impazzire, e fatto in questo modo ora li capisco. Il kimchi, voglio assaggiare il kimchi. Io odio il piccante, ma ve lo giuro, vorrei assaggiare il kimchi. Si capisce già dall'inizio della prima puntata che c'è quel qualcosa tra di loro, no? E succedono cose durante tutta la serie che ti lasciano un po' l'amaro in bocca. Magari lei non vuole fare quella cosa e tu dici sì, adesso la fa, adesso si gira, si volta e torna da lui. No, va a casa, prende l'ascensore, va a casa, non succede niente, lui torna a casa. È la vita vera, questa è la vita reale, la sfiga rappresentata in una serie TV. E durante tutta la serie si vede questo amore che sboccia, ma che non può andare avanti perché lui è molto più piccolo di lei. La donna a una certa età deve sposarsi, deve trovare marito, perché se no sei finita, non sei nessuno, e poi devi sposare uno rispettabile anche se non ti piace. Un'altra cosa che mi ha fatto sorridere è che ogni fine puntata ci sono questi fermo immagine con questi effetti iMovie 2000 di scene che sono capitate durante la puntata stessa, era quasi un reminder. Sono innamorata di Junya è un ragazzo, il classico bravo ragazzo, e come la protegge, come la ama e come dimostra l'amore verso di lei. È bellissimo. Io voglio un amore così, vado in Corea, voglio un coreano. Cioè, se sono tutti così romantici, ho sbagliato paese. Finita Something in the Rain, mi avete consigliato di guardare Crash Landing on You. Ed è stato arduo, anche qua. Sometimes it's hard. Quando l'ho iniziata mi ha fatto un po' sorridere, parecchio, mi sembrava Sharknado. La stessa attrice che interpretava la protagonista in Something in the Rain l'ho ritrovata anche in Crash Landing on You. E mi sono innamorata di questa attrice, mi piace tantissimo il modo che ha di esprimersi. Parla completamente diversa, perché se prima interpretava una donna tranquilla, in Crash Landing on You è molto più spiccia. Cioè, quanto sono belle le cadenze coreane. Io ho iniziato a parlare ai gatti tipo no. Parlo da sola a casa, ho un problema, lo so. In Crash Landing on You invece la protagonista è una ricca sfondata che ha un'azienda, scelto da Seri, va a fare parapendio, mi fa ridere questa parola, parapendio. Inizia col cielo bellissimo, il sole, zero nuvole, lei parte, vola, viaggia, e oddio, è fantastico! Il cielo diventa nero di colpo, ma vi giuro, fatto con l'After Effects dei poveri, cioè proprio bruttissimo. Già dalla prima puntata non può essere così trash, non lo posso guardare sta roba. E finisce il suo tornado e finisce nella Corea del Nord, cioè non può uscire, se la beccano la fucilano, la uccidono, mio Dio, che succede? Questo fantastico militare la trova, che all'inizio mi stava pure sulle balle perché aveva un modo di parlare, la protegge, la tiene in casa sua, lei conosce anche i compagni di questo Mr. Ri e diventano tutti dei grandi amiconi. In tutta questa serie TV cercano di farla tornare in Corea del Sud, ma non ci riescono. In tutto ciò lei sta vivendo in Corea del Nord, in un villaggio sperduto dove non c'è internet, dove non c'è l'acqua calda, dove si vestono in modo strano, dove c'è povertà, dove c'è l'ignoranza, perché ovviamente lì li tengono all'oscuro di tutto. A differenza di Something in the Rain, che è molto, molto più lento, molto più romantico, incentrato solo sulla storia d'amore e piccole altre cose, questo è molto più divertente, perché si tratta anche l'argomento romanticismo, tratta anche l'argomento, oltre al trash Sharknado e via dicendo, tratta anche l'argomento amicizia. L'altra serie vi fa venire un po' più di nervoso perché sono i protagonisti che decidono di essere stronzi. Se l'amore c'è, che cacchio ti blocca? In questo invece è lo Stato a bloccare il loro amore. Finendo di vedere anche questa serie TV, ho capito il perché mi piacciono. Perché finiscono come vuoi tu. Non c'è un finale amaro, ma il finale è sempre positivo. Struggente, però finisce come vorresti tu. 20 puntate dove questi fanno fatica pure a limonarsi, un'altra cosa. Il fatto che non si limonano. Io sono rimasta veramente sconvolta da questa cosa. Loro non si limonano. Cioè, il loro bacio è tipo... Manco in terza elementare quando ho dato il mio primo bacio. Ero in terza elementare? Vabbè, non mi ricordo. Era così sterile. Quindi per quello ti fa sussultare il cuore, perché quando poi si toccano, quando poi finalmente si baciano, sei lì che fai... Sì. Anche il solo toccarsi una mano per loro, o stare seduti vicini, o abbracciarsi, cioè loro rimangono tipo impalate. Oh mio Dio, che cosa sta succedendo? Mi sta abbracciando! Non mi toccare! È tutto diverso, tutto completamente diverso. Me ne avete consigliate tante altre, mi avete consigliato anche la piattaforma Viki, mi pare che si chiama. Questo per adesso è tutto. Ho parlato tantissimo, ma
ci sarebbero tante altre cose da dire sulle serie coreane che sicuramente mentre editerò questo video dirò: no, mi sono dimenticata di dirlo. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile e vi è piaciuto, fatemi sapere se volete altri video del genere, appunto. Io ho detto questo, vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao.